Bentornati in studio. Noi adesso andiamo da Ilaria Vanni, che è in collegamento per noi da Villa Burali, per parlare di un settore molto speciale e per parlare un po' anche di ripartenza. A te, Ilaria. Sì, buongiorno Stella. Come vedi dai tavoli che sono imbanditi qui intorno a me, ci troviamo allo showroom di Villa Burali. Il tema del collegamento di oggi è il mondo dei ricevimenti, del wedding, dei matrimoni. Con me ci sono due organizzatori di eventi, Paolo Pasquini e Massimo Lodovichi, e insieme a loro vorremmo parlare proprio dello stato di questa categoria che sta attendendo da mesi la ripartenza. Paolo, cosa possiamo dire, ecco, in questo momento in cui si attende la riunione di governo per dare una data precisa alla ripartenza degli eventi anche dei matrimoni? Dunque, la data, come sappiamo tutti da ieri, stiamo aspettando appunto lunedì per avere una data, speriamo, certa, per farvi riattivare un po' tutto il settore, perché momentaneamente in grossa crisi. Però si vedono grandi spazi. C'è un'ipotesi? No, ci sono dei grandi spazi, la gente si sta informando, ha voglia di festeggiare giustamente e ha voglia di organizzare. Questo è importantissimo. Ecco, da queste tavole imbandite, insomma, a noi viene un po' di nostalgia, no? Di questi eventi a cui tutti abbiamo un po' rinunciato. Tu dicevi, Paolo, ci sono già delle prenotazioni, forse anche più nei prossimi anni piuttosto che adesso. Sì, allora, nei prossimi anni si sta spostando il settore un po' straniero, anche se ha subito un grossissimo colpo, in quanto questa grossissima incertezza che c'è in Italia, gli stranieri, specialmente americani, inglesi, eccetera, hanno già opzionato quelli che si devono sposare quest'anno di scegliere altre destinazioni, quali Grecia, Spagna, dove comunque le restrizioni sono molto, molto meno. Ecco, quindi secondo te ha pesato un po' la lentezza del sistema assolutamente italiano? Assolutamente sì, e sarà un duro colpo un po' per tutti i settori questo. Parlo degli stranieri. Fortunatamente però l'italiano sta riattivandosi in maniera adeguata, per cui stiamo aspettando appunto delle risposte dal governo. Questo non dipende da noi. Voi intanto state lavorando? Noi stiamo sempre lavorando e avere, diciamo, in mano tutta la situazione per essere subito pronti a ripartire per qualsiasi esigenza, perché non abbiamo soltanto matrimoni, ma tanti altri eventi che comunque sono importanti. Certo, il matrimonio non è da sottovalutare, ce n'è uno, si spera nella vita, e allora poi deve essere organizzato nei minimi dettagli. Ecco, infatti quello che mi dicevi è difficoltoso avere poco tempo per poter, ecco, anche decidere la data e quindi organizzare. Sì, per tutta l'organizzazione, tutta la macchina dell'organizzazione deve essere ben organizzata, appunto, e per avere in maniera perfetta il matrimonio, anche se io mi permetto magari di dare un consiglio ai futuri sposi che vogliono sposarsi magari l'anno prossimo, eccetera, di anticipare l'organizzazione, di fermare le date, perché l'anno prossimo sarà veramente, si spera, un'annata veramente molto molto forte. Grazie Paolo. Allora, io, se Daniele Ciannini mi aiuta, tra questi bellissimi tavoli andrei invece da Massimo Lodovì, che stavo sfogliando una bella brochure, ecco, con tutti i ricevimenti che voi avete collezionato negli anni. Ecco, stiamo dando uno sguardo anche agli allestimenti. Cosa possiamo dire, cosa ha portato questo lungo periodo di riflessione anche per le novità degli allestimenti e anche, insomma, le restrizioni, cosa hanno comportato? Questo è stato un motivo di riflessione, no? Essersi fermati ha significato anche mettersi un po' a ragionare e capire quali potranno essere i nuovi sviluppi, quali potranno essere i nuovi orientamenti. Di certo noi qui in Toscana siamo avvantaggiati da quello che offre il paesaggio, infatti siamo chiamati ad organizzare molti ricevimenti, location davvero straordinari. Oggi si possono anche rispettare, ecco, distanze. Allora, il nostro lavoro più che altro si esprime nel periodo estivo, in location importanti, con degli spazi ampi molto importanti, e questo dà la possibilità di comunque poter realizzare gli eventi.
Infatti anche lo scorso anno, alla fine del periodo luglio-settembre, siamo stati in grado di realizzare addirittura una trentina di matrimoni, cosa che non avremmo mai sperato all'inizio di giugno. Per la prossima estate, quella che sta arrivando, siamo lì nella gestione del calendario e la complessità alla fine è quella di dover programmare bene lo spostamento delle date e in base a quindi comunque noi siamo pronti e alla fine ci faremo trovare. Stella, allora, se anche tu hai qualche domanda da porre ai nostri ospiti qua da Villa Burali, io intanto ti faccio di nuovo vedere queste meravigliose Eh tavole sì. Sì, preparate, con la speranza, ecco, di rivederle presto, con la speranza di chi in questo momento sta pensando al grande giorno del certo. matrimonio, anche altri piccoli eventi, possa essere solleticato, insomma, Beh, da queste quindi composizioni. senti, Ilaria, a Sì, infatti breve oggi si si dovrebbero collegano avere tanto delle con l'evento, novità ma importanti per quanto riguarda questo settore, la possibilità comunque di tornare a festeggiare, a fare degli eventi. sì, ecco, mi diceva proprio Massimo che stavano parlando anche adesso dei menù. nell'evoluzione, come avevamo anticipato prima, oggi si curano molto i menu, ma anche appunto gli allestimenti in base alla location in cui andiamo a realizzare il matrimonio. Ecco, quindi Massimo, vogliamo augurarci, ecco, già di una ripartenza, così ipotizziamo qual è il primo evento che avete in programma. Noi in effetti avremo il programma il 5 di giugno e aspettiamo con impazienza e con molta fiducia nuove indicazioni che arriveranno dal governo. È chiaro che abbiamo già dato, calendarizzato altre date, in maniera tale che secondo me fosse Ecco, possibile con speriamo, quella insomma, data che tutto possa andare nel organizzare migliore dei modi. Ilaria, io il ringrazio calendario te fatto. e i tuoi Grazie, ospiti. Noi grazie torniamo insieme tra poco perché ci dovrai raccontare ulteriori cose dalla fortezza. Noi a questo punto ci fermiamo qualche istante e torniamo insieme tra poco.